Per fortuna no. Siamo pronti? Sì. Sono un po' perplesso. Perché sei perplesso? Sono perplesso perché bellina, è una giornata oggi che... No, è bello. C'è il sole a quadretti. Sì, è vero, è vero, è vero. Però sono perplesso lo stesso. Si fidi. Ah, guardi, io con lei vengo dovunque. Borgonovo di Mezzanego, 8:36, 6 gradi centigradi. Siamo qui da Alberto Cademartori, naturalmente Stufe Marini e Caminetti. Da il fondista? Prego. C'è il fondista che sta aspettando il passaggio, ne ho intervistato, dai. Che sicuramente andrà nella stessa nostra di sistema. Scusa, vi pazienza. No, però... No, ci ha incuriosito il fatto di vederti con un'attrezzatura da fondo. Dove Ciao. Stai andando? Ciao. Ah, sono Stefano Lava. Naturalmente. E conti di passare una buona giornata. Quindi spero di sì. Neve a cuffe. Neve finché se ne vuole, non so il tempo, non sarà eccezionale. Però. Il tempo sarà fantastico. Guarda, noi ti facciamo un sacco di in bocca al lupo per la tua giornata. Mi preoccupa un po' però che lui abbia gli sci da fondo e noi invece vestiti borghesi. Però va bene, comunque andrà benissimo. Grazie. Fai buona giornata. Ciao. Ciao. Allora, stavamo dicendo che siamo davanti a Mariella Curotto, Alberto Cademartori, qui Stufe Caminetti a Borgonovo di Mezzanego. Sono 6 gradi centigradi e naturalmente saranno circa le 8:37, come recita 38 forse. E stiamo partendo per la nostra consueta esterna settimanale, questa volta, ahimè, andiamo dove c'è neve, ma dove ce n'è tanta. Il dramma è che non tutti sono vestiti all'ultima moda come i miei compagni di viaggio. Vi aggiorniamo lungo la strada. Il primario, testé assiso, si rende perfettamente conto che ci stiamo addentrando in un mondo innevato. Da un colore monocorde, bianco. D'altronde questa Val d'Aveto che stiamo percorrendo è quanto di meglio ci possa essere dalle parti della nostra Liguria. Ho una domanda, Franco. Dimmi. Saiemo vestì in modo adeguo per affrontare questi climi tormentosi? Ma io credo di sì. Vorrei farti la domanda a te, mio giovane amico. Portate le mutande lunghe? Sì, mio anziano amico, come nelle migliori tradizioni. No, d'altronde devo dire che molti amici regolano, guardando la nostra trasmissione, al tempo futuro, diciamo, mai una volta che sei sciurti, che sei già un su, mai. Ma guarda, noi abbiamo questa nuvoletta costante che ci segue, è una fida nuvoletta tra l'altro. Comunque a parte gli scherzi, è una settimana che non nevica più, ma abbiamo circa 40 centimetri al bordo della strada, non so se ti spiego. E anche in metro, anche in metro. La forcella. Questo è il famoso passo della Madonna della Neve. Della Madonna della Neve. Metri, credo, 970, 980, 1000, non mi ricordo bene. Ed è praticamente il passo che introduce la provinciale all'interno della Val d'Aveto. Credo che già Marco possa inquadrarvi la cappelletta, se non hai vetri appannati. Quanto ci sono la nostra è l'ammiraglia, loro sono la corvetta. La corvetta, se di dietro sono gli incrociatori pesanti. C'è un che bel macchinario. Muro di neve, quello sì. Che mi sconcerta un po' è quello che troveremo al di là del valico, sì. Perché sino a qua si possono sentire gli effluvi del mare, sì, oltre sì. Lo, sa. Lo sai dire. Ecco sulla nostra sinistra Madonna. La cappelletta della Madonna della Neve, col bivio per la località di Acer. Che lei ci parlo di prima. Benvenuti nel comune di Arezzoani. Lusani. We're calling the trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious minds, and we can be
Per noi va bene così. Vi stiamo portando probabilmente all'interno dello Sci Club Santo Stefano d'Aveto, giusto? No? Dalla boutique delle ciaspole. Dalla boutique delle ciaspole, come volevasi dimostrare, sono informatissimo. E naturalmente noi dobbiamo farvi vedere che cosa si può fare a Santo Stefano in Nevada. E questo è il nostro modo per dimostrarvelo. Intanto siamo attrezzatissimi. Permesso? Vado? Vai, vai. Permesso? Giorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora, mi perdoni che sono un po' pieno di roba, la trovo splendida. Sembra uscita da una bottiglia di Carugiole. Complimenti. Praticamente. I bambini? Stanno bene. C'è bel caldo qui dentro, complimenti. Sì, perché andiamo nel reparto ciaspole. Reparto ciaspole, buongiorno. Sì, come... Vabbè, ti vedo volentieri, ciao. Ciao, abbastanza bene. Scusa che recupero il microfono. Non pensavo di trovarti qui. Sono sempre qua. Ma come stai? Bene, ma è un piacere vederti. Molto bene. Io e questo... Marco, io lo distruggerò questo microfono. Prima o poi. Ci conosciamo da 35 anni. Sì. Si parla dell'Istituto Tecnico. Dell'Istituto Tecnico per ragionieri, geometri, memoria dei caduti per la patria. Esatto. Due reduci. D'altronde qualcosa vorrà dire. Hai un magnifico negozio, mi complimento. Grazie. Scusa, ma cosa ti ne depana in giro, un Shaneve, fammi un po' capire. Faccio vedere. Perché io, si può... Tanto è una cosa fantastico. Che sta prendendo campo in un modo incredibile, le ciaspole, le racchette per andare. Professore, provare? Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Io seguo ciao. Sempre, sono un vostro devi fan, venire da noi però domani, lo sai, no? Buongiorno. Che lunedì sera bisogna che vieni giù. In diretta. In diretta. Al Palagiorgi. Al Palagiorgi di Caperana. Vuoi usare le mie scale? No, non serve perché si adattano. Si adattano tutti. Ma e si chiamano ciaspole, questo ciaspole, è il loro nome? Sì. Le abbiamo sempre chiamate racchette. Sì. Adesso erano quelle che si vedevano nei diciamo, film. Sono quelle da te. C'è che London, sì, sono diventate di moda, dato che fanno le ciaspolate, le chiamano ciaspole. Cioè, ma si scia o si cammina? Si cammina. Si cammina, fantastico. Si può camminare anche in salita con ghiaccio o neve compatta perché sono ramponate. La chiusura, tipo scarpone da sci. Sì, hanno perso il fascino del disegno della griglia, ti ricordi della corda. Ci sono ancora. La Camp le fa, è una leader a livello mondiale proprio perché fa prodotti per... andare in alta montagna o roba del genere e le fanno ancora sono fatte a fagiolo però fagiolo. Classica racchetta a fagiolo la classica faccia del maestro di sci questo giovanotto qui no io non so spero di non svelare ragazze spero di non svelare degli antefatti ma rimorchiava già ai tempi della scuola sempre stato giusto era metti certo ci sono due scuole di pensiero c'è il Bagnino e il maestro di sci. Maestro di sci però aveva sempre qualche numero in più. Capisci che l'inverno dura più dell'estate. È più lungo. Non si può dire che sia quel soffoco d'agosto, Marco. Vabbè, dai. Non si può affatto dire. Sì, sì. Ti piace? Certo, c'è una bella nevicata e devo dire è arrivato il gatto che coi nostri cani fa un bel paio. È una cosa fantastica. La batteria? È a posto? Allora sali perché andiamo, c'è Luciano qui che è caldo, eh? Caldo? È caldo Luciano, sì, è caldo. Te cado? Ma cosa ti merda di me? Niente, domandava se te cado. Te cado? Cado, che? Te cado, che di galetta questa. Allora, eccoci. Gatto delle nevi, cani pronti, Luciano caldo. Mi pare che Enzo stia guidando non male. Ci avviamo su per queste piste innevate di Santo Stefano d'Aveto. Intanto sarebbe davvero un privilegio, dico bene signor Luciano, poter viverle tutto l'anno queste piste innevate. Magari. Però mi sono convinto che se venga la neve d'agosto, forse che sciur tipo. Forse sì. È mai successo? No, d'agosto no, forse. D'agosto no, vabbè, ma che tempo. Di già primese, infatti già agosto non mi sembra vista. Vabbè, allora forse che sciur. Poi c'è qui si te Lucio, ma dove andiamo? Dove parte la pista da fondo? Guarda, la pista da fondo. Vabbè, tanto qui vediamo il nostro gruppo vacanze schierato per l'occasione. Ci dovete perdonare che siamo un attimo, come si dice, motorizzati, ma voi siete giovani, per cui
È piacevolissimo, Marco. Devo dire, sei nel tuo ambiente naturale, Pinattino. Perché non ve l'abbiamo ancora detto, ma oggi alla telecamera esterna c'è Marco. E credo che sia particolarmente felice, anche se mi diceva in partenza che gli piace più fare l'attore che il cameraman, però l'importante è esserci. Mi faceva piacere guidare sto trespolo, Lucio. Semmai mi comprovo, Semmai qua adesso mi tocciati perché fai andare con provare. Il convoglio è di classe, Marco. Cosa ne dici? Non so se te ne sei reso conto, ma mentre stiamo salendo, Luciano con le penne posteriori sta allargando la pista. Perché facciamo sempre due lavori in uno qui. Anche perché fare un giro e non metterla a frutto è decisamente sciocco. Ciao caro, ciao. Sì, tira un bel venticello lì fuori. Bellissimo. Sì. Adesso? Non ci riesci manca per me. Oh, Dai! Lo sapevo che andava a finire così. Va bene, vediamo di riuscire a guadagnare un posto al sole. Allora, intanto ci farà piacere fare due domande a Enzino, perché l'Istituto Tecnico per Geometri colpisce ancora. Enzo Squeri, notabile della Val d'Avete, tra l'altro amico da tantissimi anni. Allora Enzo, dimmi un po' qualcosa, la facciamo decollare questa stagione prossimamente nel modo più totale possibile. Ma penso proprio di sì, cioè i presupposti ci sono già, il fondo è già una realtà, andrà a concludersi con Rifugio Alpenna che proprio domani va in regione, pensiamo che con il parco non ci sono problemi, anzi ci stanno dando una mano. Sono convinto che l'anno prossimo il Rifugio Alpenna, pertanto il centro fondo sarà a posto. Poi abbiamo dal Brone in prospettiva, ormai la regione ci ha detto quasi di sì, anche per gli impianti di risalita, per il primo tronco degli impianti di risalita, Rocca d'Aveto, Prato della Cipolla. Con l'innevamento del Prato della Cipolla, la rimessa insieme del rifugio della Cipolla, e poi da lì avremo da coraggio. Lì da cosa nasce cosa, poi il coraggio viene strada. Ma c'è anche un'altra bella iniziativa che abbiamo già fatto una società, tra l'altro col comune di Ferriere, per costruire un osservatorio sul Monte Bue, che sarebbe per noi bellissimo, un toccasana, perché oltre a lavorare con la stagione invernale, e ricordiamoci che noi siamo anche stagione estiva, perché l'impianto non ci serve solo per l'inverno come crede qualcuno, ma funziona bene anche d'estate ed è uno sfogo per tutta la nostra Val d'Aveto, certo. Perché riuscire da Rocassa a Rocca d'Aveto, a Prato della Cipolla, si apre un scenario di sentieri che sono meravigliosi, dal Lago Nero, che è uno dei più bei laghi che abbiamo, alla Ciappaliscia, alla Valle Tribolata, sono dei posti meravigliosi, paesi lunari. In più con l'osservatorio allargheremo anche la nostra capacità di far venire gente durante tutto l'anno. È prevista anche insieme al comune di Ferriere, all'amico sindaco di Ferriere, la costruzione di un impianto dietro, noi ce lo speriamo anche quello. Comunque le prospettive ci sono, stiamo lavorando e devo dare atto anche all'assessore agli impianti Massano, che sta col sindaco e tutta la giunta e tutto il consiglio, perché siamo un gruppo abbastanza compatto e siamo nati per questo, riusciremo a portarlo a termine. Enzo mi ha fatto una promessa qualche anno fa che mi avrebbe portato a vedere una grotta straordinaria, sì, dove c'è aggiazzaia naturale. Sì, ce ne sono due qua. Una qua dietro che è pratico giro di Rocca d'Aveto, che bisogna andarci con lui e qui dal Tomarlo, e un'altra invece sulle Trevine, Alpenna, che è la più bella, perché si entra proprio dentro. Ci andremo, Enzo. Adesso io però vi voglio consigliare una cosa. Murtempo i ferri, che ho a soffermarmi un po' qui, aspettiamo il gruppo vacanze e ci mettiamo le ciaccole per provare, perché visto che l'amico Fulvio è stato disponibile, dobbiamo valutare come funziona con quegli attrezzi lì. Ancora, mademoiselle, stringi al cuore.
i verdi pascoli, vola fra i monti un suono di fisarmonica, ma la bionda straniera è lontana tra la folla parigina. Forse rivede ancora fra i bianchi valichi, come librati in aria la baita scendere, dove un giorno ha sognato felice tra le braccia del suo amore. De Paris sogna il piccolo nido fra gli alberi, sogna languida pace e musica, le stelle alpine ancora, mademoiselle scende al cuore e asciugando dagli occhi una lacrima non dimentica il suo amore. Torrenti azzurri che a valle scendono, vede i festosi greggi che ai monti salgono. Ok. Cosa? Belli fogola. Cosa te fa su fa, eh? Ti appaghi, eh? La pago? Ti appaghi. No, ma sono forse per il menisco andrebbe bene. Ah, certo. Certo. È solo quella la causa, eh. Acqua corrente, la beve il serpente, la beve Dio, la beve anch'io. Senti il rumore. Dimmi. Mettiti a arrampicare su. Ma secondo te il barocchetto genovese? Il barocchetto genovese, guardi tu, se te senti un rococò, se te vedo un ritipi. Fantastico. No, mi tolgo gli occhiali perché credono che sia una controfigura, eh. No, è vero. Ero io. Guarda, io ho avuto un disagio perché è una cura terapeutica, la consiglio a molti. Succedono delle cose di carattere circolatorio che... Incredibile. Questa cosa qui vai bene. Bella. Cioè sei in erezione. Certo. Fantastico. No, va bene, portate a dire. Ecco, praticamente questo sarebbe l'ora pomeridiana, dopo aver mangiato allegramente qui a Rocca d'Aveto, volevamo farvi vedere che qui a Passo del Tomarlo, a 1482 metri, calcoliamo, stimiamo, io sono... Eh sì, io dico, non è che sia altissimo, però insomma, è quasi 2 metri di neve. Stiamo entrando nella provincia di Genova. Vediamo un po' quanta neve, Val d'Aveto. Io direi che a sto punto qua potremmo anche... ci camminiamo, perché io sto morendo da freddo, insomma. Cioè, praticamente mi dispiace che Fogola ci abbia il ginocchio in fico, però non sa cosa perdere. Io direi che insieme agli amici potremmo prenderci una grappetta, cosa ti dici? Ti appicci una grappetta, dai.
Allora, qui ci troviamo in località Gramita. Questo è un posto di ristoro per chi va e chi ritorna da sciare con la pista di fondo dalla... Entriamo un attimino dentro, al Penna, permesso. Eccoci qua, buongiorno ragazzi. Sì, sono le 3:30. Come ti chiami? Enzo. Renzo, sei proprio... Enzo. Enzo, sei proprio qui di Gramita? Sì, sì. Di Casa Fredda. Di Casa Fredda, sì. Da dove viene questo formaggio? Quello è proprio speciale. Di Casa Fredda. Ma anche o lardo, vedo quello speciale. Anche il lardo, la pancetta. Anche il pan? Anche il pan. Pan di Reggio Vaglio. Speciale proprio. Se le trovo. Ma la immaginavi così? Certo.